Thank you.
Vorrei fare un saluto speciale a Ricordi TV. Cerberina, ciao, buonasera. Cerberina, su chi è? Ma dove sei? Ma dove sei? Dove sei? Dove sei? Ma perché Cerberina doveva venire? Doveva venire, sì, doveva stare qui. E Cerberi, dove cacchio stai? A Rochefoucauld, stai, scusate i termini molto partenopei, però... Ma questa persona è un pericolo. Alessia, ciao. Ciao Galex, oggi c'è anche Rob, cioè Dangerisk. Buon pomeriggio. Madonna mia, che voce, che voce, avete sentito? Ma che poi, che io poi per imparare il tuo nickname, Rob, ce n'è voluto, È un po', dai, però dai, si impara. Madonna mia, Madonna, come state? Che cosa dite? Allora, che voce porno. Ecco, allora siamo in compagnia di Rob di PGN. È lui. E ovviamente Lorenzino che smanetta mentre stiamo sì, in live. Si è spancolato il bilanciamento del bianco. Ah, ecco, ecco. Finalmente i due amanti segreti si incontrano. Allora, smetterla di scippare. Ma scusa, però prima me l'ha messo in culo fortissimo. Ok, è vero, però devono smettere di shipparci. Cioè, non è la prima, Galessiax, non è la prima. Io sono stanco di questa ship, sono stanco. Io in realtà no, li ho visti già infrattati da qualche parte, ma poi qualche ma volta ne vero, parliamo. Cioè, ma poi ne parliamo. Non è vero. Devi stare lontano. Mi devi stare. Ti dicono, Rob, ma quel ragazzo in alto a destra non era uno youtuber storico del 2008-9? Oddio, 2008-2009 cioè, YouTube ancora non è che andava molto in Italia. Facciamo più 2010-2011, tono, una roba del genere. Aumenta un po'. Un pochino, di dai. Più. Allora. Oggi, stasera, finalmente la grande serata, la prima serata dei Boscar. Già ne abbiamo viste delle belle. Già. Ma io posso dire. Non avete idea. Ma questa sera. Adesso, in questa trasmissione, io posso usare un tono di voce consono per una trasmissione? Mi rompo nel cazzo. Non lo so, perché ieri stavano registrando. Vabbè, adesso, questa è una streaming. Qualche spoiler per stasera? Io sto zitto nel dubbio. Se no ci bannano. No, ci bannano da qua in realtà. C'è l'NDA. Al momento stanno facendo le prove generali, cose che si sanno, ovviamente, come al solito proveranno, no? Ieri hanno provato tutti i pezzi sonori, musica, canzoni, viaggi insieme, rimorchi insieme, tutti viaggi i pezzi insieme importante. Viaggi poi, insieme, esatto, che... esatto. E ora invece ci saranno le prove generali. Lorenzino, te devi porca miseria di rimasto. Scusate. È che io mi impallo quando fanno queste cose. Lorenzino, aspetta, ti devi stare. Ma ragazzi, ma voi fate olè, lasciatevi fare. Vogliono essere salutati da me. Olè, che perché saluto. Così almeno ciao, vedi DTL. 300 e via. Oh, Lore, grazie che mi hai diminuito di ottimo intervento del cazzo. È bravo, la sfumatura, raga, è importante. No, ragazzi, perché prima era croppata la chat, non si leggevano i messaggi. Ah, grazie Lorenzino, grazie. Allora, stasera c'è qualche VIP? Chissà. Sì, come potete immaginare, no? Eccomi. Sì, ma non si fanno nomi. A parte che qualche personaggio l'avete già lo conoscete. Avete visto le storie, c'è sta Rubino, e questo lo sapete. Rubino che ieri avete visto la storia di Rubino. Che sanno di Shagabium. Io no. Ma quanto è bella. Liccardo a sorpresa. No, ragazzi. Basta. Ha detto che ha rinunciato, ha detto che non vuole venire. Ha scelto lui di non venire anche se nessuno l'ha invitato. Tutti aspettano. Ma si sa, vabbè, ma si sa di. Non si dice niente. No, Riccardo, sì. Il video. No, 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 ok.
Io non so niente, io in touch niente, non ho informazioni. No, perché avevo un aneddoto da raccontare, però vabbè. Molto divertente, lo racconteremo. Domani, lo domani. No spoiler. No odio e no dissing, prima no, di esatto, tutto. Non... Amicizie disponibili. Zeta voi non fa live da due giorni. Mi stanno dando dell'omertoso, lo posso mandare a fanculo, il mio carissimo amico, nessuno. Rob, allora senza spoilerare niente, sì. Come hai notato un po' la location, il mood? Guarda, allora ti dirò, mi fa strapiacere vedere che Twitch sta ottenendo... Hai dimostrato di essere un fedele di Sauron. Sì, bravo. Oggi, secondo me, ci saranno i top donator, i mod e gli abbonati funder del canale. Figa, curo blind curo. Sì, sì, non si è sentito nulla. Che cosa non si è sentito? Perché stava l'alert. Linkin, grazie mille. Grazie per la sub. Grazie mille, Linkin. Mi spiace. Aspetta, facciamo fai quello che vuoi. Intanto c'è Simone fancazzista da quest'altra parte. È voluto in Simone in tail adesso. Esatto, siamo in tail. Simone, cioè, stanno troppi Simoni in giro su Twitch. Bisogna differenziare. Cioè, San macchia, capi? Allora, sì, in realtà c'è una buonissima organizzazione. Quest'anno ci saranno diverse cose di differente, poi tra l'altro, rispetto all'anno scorso. Voi siete in ansia? Che cosa ci dite? Come state? Come state? Intanto Simone ti salutano qua. Lorenzi, tu mi devi fare un favore. Tu non mi devi distrarre. Tu ti devi Leggendo qui perché adesso... Adesso, se c'è un alert, ma sta parlando dal microfono, si abbassa l'audio desktop. Ah, fatto il ducking. Esatto, il ducking. Fatto ducking qua. Da qua. Da qua. Allora, perché qui altrimenti detto non si sente niente. Allora, raga, in realtà ci saranno i butta fuori lo spazio. Non sarà PGN perché altrimenti no, ci saranno i butta fuori, quindi chi tenterà di entrare senza così? Grazie Kosik, benvenuti a tutti. Portano le buste. No, ragazzi, ci hanno messo al catering, cioè nel senso proprio sfanculato. Portiamo gli snack. È arrivato lì Mario Sturgnolo, ci fa chi è Lorenzo da Furo? Ciao Nasci. Ero lì, cioè letteralmente lo chiede davanti a me, fa dice a me e a lui di fare il catering. No, no, a te, poi io mi sono offerto. Sì, lui si è offerto, ha detto siete voi i capi. Dice quello è il tavolo, questa è la stanza, prego. E in quanto capi abbiamo delegato delegato a delle donne per ricevere un invito, quantomeno devono essere attivi e devono fare qualcosa. Perché non ho saputo catalogarmi tra gli invitati, quindi io non ho manco il badge. Patatona, come stai? Bravo Mario che si offre ad aiutare mentre Lorenzino è infiltrato. Lorenzino in questi giorni è possibile per inserirlo nel contesto. È già stato dissato, diciamo. Aia! E domani è E domani ci sarà domani, cazzo, però faccio finta di essere ciao sorpreso. Peppino, ciao. Allora sicuramente ci saranno tante sorprese, tanti invitati di cui neanche io ero a conoscenza, di persone che non lo so se si sono autoinvitate, se sono in lista, non si sa. Però è bello così, cioè è proprio bello stare tutti quanti insieme, una cosa che di mi scena, soprattutto, sì. Soprattutto. Io ho fatto i Fanta Boscar e ho scelto come villain Liccardo. Vabbè, ma raga, ma quello è il binomio della vita, cioè non è che io vi rivelo che un pochino ci spero, eh. Un pochino ci spero così. Ma solo per la disturbata. succede un casino. Quante ore durerà ogni serata? È dalle 21 fino a 22:30, 23 più o meno. Però può essere pure che i tempi si saranno tempi più dilatati nel caso magari ci sarà qualche intoppo. Speriamo di no, perché comunque i ragazzi stanno provando da un paio di giorni almeno. Oggi ci sono le prove generali, quindi PGN fa la valletta. PGN, sì. Già lo possiamo dire, valletta. Ci sarà una forte presenza femminile, non vi diremo chi. Un po' di mamma, certo, piacere. Prego. Scusate un po' di Io devo dire evitiamo cali di connessione come l'anno scorso. Non dipende da loro, purtroppo. Black Cappuccino, grazie mille per la sub. Grazie Black, grazie mille. Posso dire che PGN è molto
sexy a Calla Grande. Lo so, anche io me lo dico molto spesso. Sessualizzano come al solito. Ragazzi, sta partendo l'hype train. Wow, wow. Bravo. E allora, non fate i farisei, mi raccomando. Vedi che sto imparando. Bravo, bravo, bravo. Vai, vai, continua, piano, continua. Non fate i farisei, mi raccomando, che altrimenti poi arriva il tizio che se fa, dice, anche a livello 1, non capisco perché, mi dice, hai fallito, hai mancato il treno, fa così, mi piglio collera. Non fatemi piglia collera, dai. Allora, ci sarà Riccardo Vizione Zone? No, no, vi ascolto mentre sistemo le macchine di Magrani. Ah, aiuto. Dice che c'è il rischio. Ma che lo troviamo in versione con la maschera Tiki. Ma ti dirò, il fatto è che lui veramente si voleva mettere una maschera che pensando che non controllassero i nomi. Da... Certo, sì. Convinto. Sì. Saluto ai trollini. Ma io vedo che comunque la chat è combattuta. C'è chi vuole la sua presenza e chi no. In realtà, questo da sempre. Sì, ma credo sia un po' come i film. So bad, it's so good, no? Cioè, lo vogliamo perché sappiamo che accade qualcosa, so bad, capito? Bravo. Esatto. Ma tu lo sai. Ciao Cam, buonasera. In bocca al lupo. C'è Just Shad che da ieri chiede se ha bisogno di sapere se Alex canterà foto nuda con la voce di Ultron. A parte che non si fanno spoiler, non troppi spoiler, però non lo so, collegati stasera e vedrai nel caso. Tra l'altro tu lo sai che Rob ha avuto una mezza diatriba con Riccardo. Vabbè, tra l'altro sì, pure io in realtà faccio uno spoilerino. Sì, preparando il video omnicomprensivo delle vicende riccardiane, cioè no, proprio un video da archeologo con tutto, le contraddizioni, le figuracce, le domande a cui non ha mai risposto. Un lavorone. Non vedo l'ora, ragazzi. Ora un po' di tempo, però. Farai un buon lavoro. Non farai. Tipo Jack Billion che si è messo a fare. Sì, la cronostoria di Luke. Un saluto a Jack Billion, ovviamente. Sicuramente sarà qui a guardarci. Ma sì. È bello perché io sono coperto. No, Flaco, non ci credo. Sta in live, sta andando a Milano. Potrebbe regalare veramente. No, non è vero. No, raga, veramente. Non è vero. Ragazzi, è così. Ma veramente, raga, bisogna avvisare. Cioè bisogna, no, in realtà bisogna avvisare realmente, se fosse. Per le scuse di Marra. Marra! A parte che io sono l'addetta a monitorare quelle persone che in realtà non vorrebbero assolutamente ai Oscar, quindi no, devo, c'ho due o tre nomi che devo monitorare in realtà. Non c'è. Fammelo scrivere. E noi sapremo, ciao! Attenzione a ciabatta, no, come live, ieri non è in live. Non è vero. Ma era un trollino, era allora. Dai. Speriamo. ha scritto sul Telegram che sta in treno. Flago, ci devi inviare la prova. Cioè, sì. Raga, anche io sono inciampato. Vi dove allora è un disastro fare una live del genere con queste persone che si muovono. Esatto. No. Ecco, mi no, ho rubato il posto. No. Un po' di ciao. Comunque sì, mo sembriamo noi in studio, cioè uguale. Sì. Posso chiedere come fate? Io ho bisogno di tranquillità, di tempi ritmici, radiofonici. Tra un po' arrivo. Non ce la faccio. Allora, Rob, lo sai che mi fa molto piacere. Stai zitto! Mi fa piacere che sei venuto qua a trovarci. Che finalmente dopo tempo ci vediamo. Perché noi in realtà sul canale spesso vediamo i tuoi video. Ma infatti ho notato questa cosa, l'ho scoperta. Io non ti conoscevo prima. Ma infatti, guarda, mi fa strapiacere, per me è strano, perché io da quando ho riaperto un nuovo canale, appunto, con Dangerous, che infatti vedo che molti. Ma Rob Forker. Sì, ragazzi, sono io. È lui! Ecco. Però da quando ho riaperto il canale, che mi occupo adesso di tutto quello che riguarda l'industria del gaming, e io mi rendo conto che molti dicono, ma quello chi è? È legittimo, giustamente, ragazzi. Però mi fa piacere che i video a tema di Twitch, news e cose così, siano apprezzati. Infatti poi ti ho scoperto perché avevo visto su Google Immagini, c'era un'immagine da live dove io reaccionavo. Ho detto, e non conoscevo appunto il tuo canale, ti ho scoperto appunto da lì. E mi fa piacere, infatti a me fa strano perché io non sono un tizio che va a chiedere di fare live insieme con gli altri, no? Quindi quando trovo questi inviti sono sempre tipo, ma sicuri raga, cioè io magari non c'entro un cazzo. No, ma un po' così, capito? Dio, fa veramente piacere. Lo so, momento. Però magari mi fa strano, non so, sempre un po'. Tu streami, giusto? Sì, e sì, per sì, favore sì, mi fate un SEO a Dangerisk. Lo so che è molto difficile scriverlo pure per me, Rob. Io veramente una
piacere anche per me. No, scherzo. E poi devi capire che io quando imparo un nome e lo setto nella mia memoria, anche se sbagliato, io me lo porto avanti. Tipo, sì, per esempio, lui, io l'avevo letto la prima volta come Lorenzo Tartufo. E per due mesi io in testa ne ho Lorenzo Tartufo. Ed è finita. Finita così, basta, è ufficiale. Sì, sì. Proprio... Come si chiama il nuovo canale di Rob? Dangerous, si scrive danger, quindi come pericolo, e risk, R-E-E-S-K. Quindi danger 2-E-S-K. Una Sapcom Prime. Ok, a posto. Questo figlio di Sauron sta offrendo a posto. Raga, per favore, andate a seguire Dangerisk. Vi prego, che merita. Buongiorno. Tanto. Merita, dai. Poi, tra l'altro, voi lo sapete, sul nostro canale, quantomeno i video li guardiamo, tranne quelli di gaming. No, perché ma certo, non... ma... Però, per il resto, secondo me, tanti spunti di riflessione molto, molto carini. Perché danno degli spunti di dibattito. Capo, grazie mille per la sub, grazie capo, grazie mille. Sei felice se Gianluca si leva la maschera? Mi avete scritto anche su Instagram e mi volevate chiedere con cioè mi avete chiesto e volevate sapere con certezza se si toglieva la maschera o meno. Chissà, who knows? Chissà, secondo voi i tempi sono maturi? No, adesso onestamente non, in realtà non lo sappiamo neanche noi, cioè oddio raga, cioè non dipende tutto dal cervello, dalle sub. Fate la sub, ma fatela anche qui. Non hanno raggiunto ancora, infatti loro stanno tenendo d'occhio, vi dico, sì, solo questo. Avete tempo fino a oggi in realtà, cioè nel senso, vero, anche oggi in live se arrivano a 10k ce l'hanno detto loro proprio così, è vero. Oggi secondo me sarà bello spettacolo. Sì, ma perché lo seguirai, questo, ragazzi, questo in confronto allo spettacolo sarà una cazzatina. Le cazzatine famose. Sì, esatto. Con le sue cazzatine. Mi lasciano sognare queste cose, devo dire la verità, perché anche nel mio piccolo vedere che dei ragazzi che conosco creano una cosa del genere, da un punto di vista lavorativo e anche umano, mi fa molto piacere, devo essere sincera. Poi, è una cosa del genere su Twitch Italia a sti livelli, non è che l'ho tanto vista in giro. No, per niente. Più che altro è bello proprio perché io, in quanto semplice editor, ed è già bellissimo per quanto mi riguarda assistere a questo spettacolo. Raga, PGN, allora, dato che comunque l'invito è stato esteso a tutti i moderatori del Cerbero, PGN sta qua in quanto moderatore del Cerbero. Il problema è che non fa un cazzo come moderatore, quindi non che pazienza, non, proprio non faccio parte dello staff. Lui ha moderato, e poi sia moderatore o meno poco importa, ma lui ha moderato un messaggio ed aveva pure sbagliato e gliel'hanno riammesso. esatto, è il mio lavoro, cioè, peggior moderatore del Cerbero, no, da detto da White Alf, quindi voglio dire. Beh, sì. Hai visto la Keitar nuova di Simone? Hai voglia? Stiamo a streamare, Rubì. Stiamo a streamare, Rubì. Ma ieri chi era quella bionda? Rubino, ma chi era quella bionda? Che qua già vogliamo sapere. Già vogliono fare. Ma chi è? Prego, prego. Venga, la bionda. Chi era la bionda, Rubino? Ragazzi, la maglietta. Hai visto? Ma quella è fan numero uno, avete visto PGN con la maglietta Shark? Anche la felpa, lui la flexa su Discord. Bomba, è figa però, ma è figa perché sta addosso a PGN. Vabbè, chi è la bionda? Che hai fatto ieri prima di tutto, Rubino? Ya, spiega, che cosa hai fatto? Sei andato in discoteca? Ha salito così, sì, proprio. Sei andato in discoteca con dei ragazzi. Con dei ragazzi? Compreso Gianluca. Guarda come sei in forma, Anna. Mette in mezzo per informasse. E beh, no, ma volevano chiedere volevano sapere della bionda. Chi è la bionda? Gli puoi raccontare qualsiasi cosa sia accaduta. Sì, infatti, manco io ho segreti. Anzi, tu hai fatti, non hai segreti, perché ho visto uno stupa femmine. No, che vergogna. Vabbè, ma ho il mio charme. Fateci vedere sì o no, raga, no. Vabbè, non vi possiamo far vedere. Non può. No, gravissimo. Raga, non avete capito. Cioè, non ho sentito di là le case. Vabbè, ma non prendeva. Raga, praticamente sta Gianluca microfonato che si sente dall'altra parte mentre stanno provando. Ha detto,
Vabbè, sommelier della gnagna Rubino. Sentito, dubito che si sia sentito. Madonna mia, fa sempre guai, fa sempre guai. Allora, io sono andato a fare un'indagine sul gruppo di Liccardo. Sul gruppo di Liccardo non è spuntato che è sul treno, come era stato scritto. Perfetto. Ho letto soltanto, valuterò la miglior scelta per il gruppo a breve. Tutto in caps lock. A breve. Non puoi nulla, cazzo per cazzo. Grazie. Tentano, inviano di boicottarci da anni, punto, la punteggiatura. Tentano, vabbè, la lobby non ci avranno mai, famiglia. Sì, vabbè, sì, ma comunque io sta venendo Liccardo. Non si sa, non si sta venendo Liccardo. Sta venendo Rosario Liccardo perché dice che comunque si farà un giro a Milano e quindi non ci avranno mai. Ma lui è padrone. No, non ci fermerete. Non ci fermerete. Hai dimostrato di essere un fedele di Sauron. Ma ciao cuore di oro. Rita, grazie mille per la sub. Ci sono, grazie Rita. Ci sono gli ingressi, 24 mesi con la sicurezza, quindi Io non ce li ho. Io francamente non ci ho problemi. Ma guarda, posso dire, io adesso riferirò il fatto che lui non debba neanche essere nominato. Quindi starà fuori, il suo nome sarà bannato in chat, non verrà nominato da Aspa. Adesso io andrò a comunicare che Riccardo è da Spato per tutto il periodo Bosca. Così starà fuori. A me questa cosa fa pigliare un po' gol. Io l'ho scelto come villain, contatti, ragazzi. Io devo voglio vincere i fantabossi. Lo so, però contatti lo staff. Sono quelle cose che a prescindere comunque vanno, sono bellissime. Sono ben fatte. Cioè. Azzo, dite pure bravo Gianluca, bravo zio. Cioè. Qualunque impostazione. No, allora, ragazzi, in realtà funziona, ma non l'ho messo alto. Perché altrimenti sono cazzi. Perché non volevo dare fastidio a Madonna. Dice che la ragazza bionda in discoteca che ha conosciuto Rubino era Liccardo con la. No, no. Perché ovunque, cioè ormai è finita. Ormai è. Però ieri, ieri l'anno scorso ha vinto il premio del miglior villain. Credo che, raga, non ci sarà nessun villain che possa superare l'importanza di Liccardo. Come... I Fantabosca non c'è nulla in palio, ragazzi, secondo me... è la gloria di vincere i Fantabosca. Io una cosa, perché comunque ci ha salvato la pandemia, se ci pensate. Cioè, perché quei momenti di larità. È vero. Solo con le sue live in loop. Sì. È vero. Ivan Grego che dice... Diciamo, devi rispondere. Una saga proprio a puntate. Cioè, non ci siamo fatto a te. Che bello, raga, che bello. Ci vorrebbe un premio solo per Riccardo. Ma la stavo giusto rivedendo prima, no? Sì, io me però è assurdo anche, cioè, per quanto Riccardo ai tempi sembrasse già un coglione. No, mi dissocio. L'ho detto al mio canale. Io mi associo totalmente. No, scusate, sembrasse... Ma per il meme. Ma Riccardo mi conosce. Mi ha messo VIP da Stefi perché ero suo moderatore. Mi ha messo lì VIP del suo canale perché ero suo moderatore. Vedi. Ci ho avuto a che fare su Discord con Riccardo, si ricordava di me. Che capolavori, raga. No, ma il fatto è che... appunto, no? Cioè, se tu lo riguardi adesso in realtà sembra quasi intelligente, più informato anche sulla partita IVA. Certo, sembrava. Usava abbastanza la retorica, però già comunque sia il suo lavoro male, ma lo faceva bene. però, dico, se lo riguardi adesso, sì, no? Certo, dopo siete innocenti, io sono innocente. No, è per le ragazzi, chi vi aspettate stasera come streamer VIP? C'è qualche nome in particolare che vi gira per la testa? C'è qualcuno che pensate in particolare? Ovviamente io lo so, quindi non posso. PGN già sta qua. Ecco, Fedez, Social Boom, attenzione. Il Ducci, Paolo Cannone. Il Ducci. Power. Ho visto qualche nome interessante. Diciamo che qualcuno forse ve lo siete spoilerato dalle storie di noi che siamo qua. J-Ax, Sabaku, Michael Jackson. Michael Jackson bravissimo. Michael Jackson. Anche io lo so. Metal Card, Metal Carter. Blur potrebbe anche. Metal Carter hanno fatto la band solo per lui. Cioè, è tutto nato da Metal Carter, da quel CD maledetto. Michael Righini. Will Smith. Comunque qua fatti un po' di nomi storici della YouTube vecchia. Sì. Surri. Cazzo, dite Surri. Io sono innamorata di Surri. Se viene Surri, io muoio, raga. Voi lo sapete. Però chissà. Chissà. Chris Rock.
direttamente da è giusto, è giusto. Vabbè, Dario Moccia e Panetti, chi lo sa, non si sa in realtà. Galè, perché dici vabbè Dario Moccia e Panetti, come mai? I Gem Boy, Nasca, Berlusconi. Io lo aspetto, guarda. Guarda che io ce l'avevo sui Fantaposcar, Berlusconi, eh. Air Cobra anche, non si sa. No, ma a proposito di Fantaposcar, io la prima sera che sono uscito con voi, appunto, il buon Dudu mi ha fatto qualche spoiler e tutto, importante, interessante, tutto, Io però, ragazzi, sono stato leale, ho rimesso la mia squadra iniziale ai boss. Bravo. Potrei non aver detto niente. Ho detto tutto alla morale del Cerbero. No, non dovevi, Daniele. Cioè, cazzo. Cioè, non lo so. Dredd e Michelle, Eleonora Giorgi, Sgarbi. Ragazzi, manca Zeb89. Serve Zeb89. Ma forse. Ma sai che 200 punti Fantaposcar, se qualcuno viene presentato da Zeb89? Bene. Possiamo pensarci. Lenzo, no? Lenzo. Credo la riga più buttata di quella tabella, comunque. Allora, ieri Rubino ha fatto live e storie, quindi perché penso vengano. Si capisce qualcosa, si capisce. L'avvo fatto, attenzione. Ah, yeah. L'avvo fatto, per esempio. Voi sapete che se uno muore durante i giorni dei Boscar, sono 1000 punti. Se viene arrestato pure, se non sbaglio. Quindi non lo so, ragazzi. Poi oramai sono chiusi i Fantaposcar, però Lupo, grazie. Dario Moccia ha detto che viene domani, ce l'ha detto, sì, verrà domani Dario. L'abbiamo beccato ieri sera al MOBA. Tra l'altro top, cioè io oltre che ce l'avevo. Però raga, non vi prendete l'avvo fatto, perché ci sono pure le bestemmie ragazzi, che tolgono i punti. Ogni bestemmia sono meno 100 punti. Infatti io ho Gianluca come capitano. Io se dice una bestemmia, te lo giuro, gli urlo, sono meno 100 ai Fantaposcar, li mortacci tu. Mi dispiace, lo dovrei urlare più spesso, mi dà. Io ho preso Simone. Zo Sparkle, ma magari. Io avevo fatto i Fantaposcar in previsione, in realtà, del face reveal. Io non so se sono arrivati a 10.000 sub, ragazzi. Ma a quante sub stanno? Stavano a 9.000 e qualcosa quando hanno fatto pausa. Quindi oggi vedrai proprio un tripudio di sub, sicuramente. Colpo di scena e rivelazione in live, magari. Magari. Ragazzi, allora, sicuramente durante questi Boscar ci saranno... è tutto in scaletta, stanno provando, ma ci saranno sicuramente dei momenti di imprevedibilità. Vi dico solo questo. Di alcune cose se ne parla, ma in realtà non sono messe in scaletta. Quindi hanno donato 34.000 euro al chef Maurizio. Top, a voglia. Io Tobi sono 2.000 punti. Io Tobi già sta qua fuori, sta prendendo un caffè con Vino Flame. L'ho visto. Non lo so, ci sarà anche Dangerous stasera. Non lo so, ragazzi, lo io forse un po' devo anche andare via, uffa. Oh, nel caso ci sentiamo, ma pure per dopo. Fabiola! Fabiola, stasera i mercanti suonano, ci sta pure Fabio, mi raccomando, collegati al canale del Cerbero, Suonano, hanno fatto una scaletta pazzesca, pure delle canzoni ex novo sul Rubino, dico solo questo, sì. Basta, perché è bellissima, i mercanti di cazzate. Non è vero. No, è stato emozionante vederli dal vivo. Berlusconi ospite sarebbe un po' un problema, credo, ragazzi, a livello di gestione proprio. Sì, assolutamente. E tu invece, lui si è spoilerato un botto di cose, raga. Io gli ho detto, guarda, se ti spoileri un'altra mezza cosa è finita, ti caccio fuori. E invece già si è spoilerato quasi tutto. Ma in realtà non tutto. Tranne qualche gag che quando eravamo lì a vedere le prove ci siamo messi a ridere, che non posso dire. È il mio paradiso. Vi dico soltanto scene cringe del tipo: io mi giro, Paolo Cannone che allaccia le scarpe a Simone che sta buttando per terra. Ma così, ma non senza senso, non si capisce per quale motivo.
Chi è lui? Scusate l'ignoranza. Chi tra chi dei... Vabbè, sicuro io sono lo sconosciuto. No, no, sei più conosciuto te, fidati. Non è vero, Rob. Ma, guarda, ma non è vero. No, tu Rob, invece, progetti per lo streaming, per il futuro, YouTube, a parte il video di su Liccardo che aspettiamo. Quello è importantissimo comunque. Ma adesso guarda, dipenderà tanto da come riuscirò a organizzarmi il lavoro. La mia idea è quella di cercare di fare in modo che il format con la serializzazione su YouTube sia un po' più concreta, diciamo, sia per quanto riguarda i video a tema videoludico, quindi tutto quello riguarda le news nel mondo videogiochi, però mi sto appassionando un sacco proprio alle news per quanto riguarda Twitch e compagnia, perché è una roba che mi ispira molto dai canali stranieri, tipo canali americani, robe così, e a me piace un sacco parlare, sai, dietro le quinte, queste cose qua, e ovviamente i gossipini, che cazzo. Però infatti il video su Liccardo è tipo la prima volta che, cioè, non lo so se poi ne avevi fatti altri di video su streamer di Twitch, allora, però sì, li avevi fatti, sì, forse qualcuno fatto, me lo sono perso. No, avevo fatto praticamente trattato la tematica, ti ricordi quando c'era stato lo scam a Mac.S dei Beats? Ah, quello sì, quello sì. L'altro, l'ultimo che ho fatto di recente è stato anche sulle nuove linee guida di Twitch, quelle cose dei contenuti maturi. E loro devo recuperare, allora, sì, raga, dobbiamo recuperarlo. A posto, cosa ne pensi del tag major su Twitch? Guarda, io ne ho parlato appunto nel video e proprio l'altro giorno, ti ricordi la streamer Nicole? Sì, che ho incontrato ieri. Infatti mi ha contattato, che io la conosco da vita, perché anche lei è di Olbia, sono di Alghero, quindi comunque siamo conterroni, sì, come dico io, no? Noi ci conosciamo da un sacco e mi ha raccontato un po' le cose. Però, che cosa ne penso? Per me è ok, solo che l'unica cosa che un po' a livello di morale mi dispiace che ci sarà sempre chi cercherà di sfruttare questa categoria nel modo più borderline possibile per rovinare la festa agli altri. Ok. Che è quello, sai, che è un po' successo in passato con Amorant, Indie Fox, con la questione dell'SMR, quelle cose là, insomma. Più che altro, diciamo che quello che mi dispiace è che si parla sempre di questa piattaforma solitamente quando capitano cose negative, esatto, oppure sempre in preda alla sessualizzazione. Esatto. Credo che sia stato coerente da parte di Twitch a questo punto normalizzare l'andazzo su contenuti sessualmente allusivi. Sì, l'ha fatto anche con le Tab, no? Alla fine, esatto, ha creato proprio una categoria dedicata. Esatto. Sì, allora è stato intelligente dal punto di vista di marketing, dal punto di vista quello che volete. Per me sembra una mezza presa per il culo verso chi ha sempre seguito le regole. E si ritrova invece che vengono avvantaggiati, vengono normalizzati gli altri. Poi, per carità, il cambiamento si spera, il cambiamento quasi sempre porta buoni risultati, soprattutto su Twitch sotto questi aspetti, no? Cioè l'inclusione dei contenuti, però questi erano proprio contenuti molto borderline che sfruttavano in realtà una falla del TOS, cioè quella appunto della contestualizzazione, sì. A me onestamente l'ho presa un po' una presa per il culo verso chi seguiva effettivamente le regole, verso anche streamer che sono state bannate, tipo Nicole Rossi che faceva pole dance ai tempi. Nicole Picci. Scusa, che è stata bannata. E adesso non è più bannata, le hanno tolto. Ah, l'hanno sbannata quando? Le hanno tolto la settimana scorsa. Sì. Ah, non me lo ricordavo. Ha fatto l'appeal e hanno rivalutato il tutto, okay, anche perché... È già questo, comunque sì, è già coerente. Un po' ipocrita, cioè nel senso che all'epoca lei portava pole dance, che tra l'altro è uno sport riconosciuto dal CONI, ricordiamoci anche questo, e adesso l'hanno reinserito, diciamo, se ne parla come appunto ricollegato al tag major. Okay. E quindi diciamo che poi una conferma di quel permaban risultava abbastanza ipocrita. No, esatto, assolutamente. Anche assolutamente. A me si sente bassino, non lo so, l'ha detto la cosa. Pole dance è uno sport, sì, riconosciuto dal CONI. Vabbè, sicuramente ci saranno cambiamenti, forse proprio perché verrà normalizzata la situazione, ci saranno molti più contenuti di questo tipo, perché ormai si sentono le persone tutelate a portare un tipo di contenuto del genere. Onestamente a me non cambia nulla, l'unica cosa è semplicemente una questione ideologica, cioè nel senso... Poi DJ Lu, voi... ciao Lupo Pratama, salve. Lupo, ma ciao, devi sapere che Lupo, ma come la va, lui sta qua, Lupo. Allora ci vediamo domani, ci vediamo Lupo, ti aspettiamo, ti aspettiamo Lupo. Che casino, io sono andato dall'altra parte, ho visto tutti a
orecchiate di Rubino. Rubino, fai sempre le cose. Però Rubino non ci ha detto chi cacchia era bionda, piglia, se ne va, fa così, quest'aria di mistero. Ma c'è l'atmosfera, capisci? Ma io voglio capire, no? Io voglio capire, ancora, motocarro, ti prego, per cortesia, mannaggia, sempre, ciao motocarro. Chi è sta? Vedi Rubino, devi dare una spiegazione. Bissato è un parolone. Ma quale bionda? Quella di ieri sera. Vabbè, ce ne sono due. Aia. Gravissimo. No, ti racconto la seconda, perché io non mi ricordavo della storia, sinceramente. Non si... Allora, mi viene... Tutto questo... calingua, la cosa... No, Rubino. Mi viene questa ragazza a un certo punto, va, tu sei Rubino, io sì, sì. Ah, mandiamo una foto, mi ha mandato una foto a Diego Nasca in tutto ciò. Io ho detto sì, mandiamo sta foto bella, andiamo, se ne va. Vabbè, ma la so portata. Ragazzi, un po' di tecnica. Ti prego, onesto, insegnalo a Patrizio. Cioè, Patrizio Official, devi insegnare. Ma io. Cioè, Rubino fa i fatti, Patrizio fa le chiacchiere. Patrizio, tanto fumo, poco arrosto. Questa è stata già pisata, no? Sì? Ahia. Daspo. Patrizia ha spoilerato il posto, tra l'altro, vogliamo ricordare anche questo, attenzione per le persone che... Io ho già informato lo staff. Esatto, bravo. Stava di porco due, se... Si sta configurando una situazione una che moto. Potrebbe regolare mamma mia, una moto. Ma ha detto dove siamo? Ma io veramente proprio... Ma questa roba. Secondo me tutti quelli che fanno gli esperti dei rimorchi sono i primi che non rimorchiano. È vero. Ah, Rubino, attenzione. Ne abbiamo, no. Ne abbiamo avuto una prova prima. No, ma perché non devi fare l'esperto? Secondo me devi essere un po' te stesso. Sì, sì, sì. Cioè, alla fine. E poi basta che vai e sei socievole, capito? Parli, fai. Almeno io faccio così. Qual è il metodo d'approccio di Rubino? Vabbè, Rubino, quello ideale? Inizi a chiacchierare, poi inizi a chiacchierare una cosa in altra. Cioè, tu la vedi? Sì, e dici, no, prima appunto come gli squali giro intorno e poi giri intorno, però fa venire un po' d'ansia. No, non è che tipo studi, non è che vado al parco, specifichiamo, studi la no mia. Vabbè, studi, no, ma guardo, vabbè, cerco lo sguardo su e poi ci vado a parlare. Esatto. Cerco lo sguardo, e se non ti guarda ci vado lo stesso. Aia, forza. Sì, ma chi era quella che ballava su di te l'altra sera, ieri sera? Ma così te la giornata ogni tanto. Un'amica? 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 Un'amica conosciuta in discoteca? Guarda come comincia a fare un chillumus, Rubino. Te lo giuro. Tipo così, no? Rubino, per favore, me la clippate, vi voglio bene, per cortesia. Cioè, ma è una collaboratrice, ma... Una collaboratrice di Twitch. Una collaboratrice di Twitch. Sì, sì. Era una, veramente, una collega. Che poi io manco ma ricordo quella storia, ma hanno scritto stamattina, stavo tutto un po'... Avete... Lo champagne. Prossimamente in live, chi lo sa, non lo so, Rubino, che cosa deciderà di fare, non... Ma io in realtà oggi sono un po' concentrato su Creepy Mami. No, ormai già hanno visto... Ah, c'è, cioè, no, ok. No, no. Ah, appena... Allora, vi devo dire questo. Rubino si stava facendo delle fotografie particolari, poi ha visto Creepy Mami e ha detto vieni qua, perché se non c'ha gnagna lui non posta le foto su Instagram, avete capito? No, dato che c'è stata la Creepy Mami, ha detto vieni qua. Io però ho visto che ho fatto amore mio, vieni qua. Mamma mia, Rubino, bella proprio tosta. Che cosa è bella tosta? La situazione. La situazione. Ah, Rubino, no, perché io non... Rubi, ma che dobbiamo aspetta, fare? È una situazione dura. Miria, conosco. Miri, come? È dura. È dura proprio. Miriam. Miri, no, mi sa che... Miri, cioè, ce l'ha con te. Ah, conosco Miri, ah, conosco pure mi sa che sì, ma... lascia perdere. Miri è... lascia perdere. Cioè, con la Mora? Sì. Mora... Quella è la ciliegina. Ma sì, Miri... sì. Ah, sì, sì, ci conosciamo. Quella... con delle qualità. Io amo questa... Io saluto il ragazzo... che è un bravo ragazzo. Fantastico. Anche se io... Rubì, che cazzo stai a divoraccia? Cioè... No, che poraccia, no, lei lo sa che io... Apprezzi? Apprezzi le foto, apprezzi esatto, le foto? No, no, apprezzo tutto. La sua presenza. Apprezzo proprio la sua presenza esatto, tutto, davanti a me. Ma no, in ogni sua essenza.
conosce pure Rulogio, che sì. Ragazzo. Ah, sì, mi voleva inviare la foto del pisello. No, buono. Sì. Avresti onesto. Preferito più la foto della ragazza? Di vabbè, me? Certo, ma io voglio bene a entrambi. Io infatti dico sempre Rulo. Grazie per l'info. Non si disprezza nulla. No, Rubino. È una bella ragazza, Miri. Che gli devi dire? Miri ha voglia che è una bella ragazza. Cioè, allora, ragazzi, stavamo parlando a Bion della discoteca. Poi è passata a Creepy Mami, poi a Miri. Cioè, Rubino tiene solo gnagna in testa. Cioè, non gli hai fatto un cazzo. No, pure il lavoro alle volte. No, anche il lavoro. Io ho gnagna lavoro. Quindi, se fondi la situazione. Vabbè, Miriam quando vuole venire è venuta pure a Roma un paio ma di volte. Io pure ho invitata cioè. A Roma. Ma già è venuta, siamo usciti tutti quanti insieme. Dove stavi? In estate è venuta. Ah no, però io ero fidanzato in estate. Ecco. Allora no. Miriam, mi dispiace, non se. Vabbè, lasciacene un po' però. Ma No, vabbè, io faccio il mio. Cioè. Quest'estate torniamo. Ti voglio bene, Rulo. Che paraculo che è, ragazzi. Vabbè, ragazzi, cioè, Miriam, scusami, non. Ma come scusami? Ma lei sa, io lo so, scusami, da parte di Rubino, perdono. Per questa sessualizzazione continua. Ma non sto sessualizzando nulla. Il sesso è bello, basta tabù. Il sesso è bello, fanculo le droghe, fanculo l'alcolismo. Sono d'accordo. Fanculo tutte le cose che fanno Rubino male. Rubino per il sesso social. È bello. Bravo Rubino! Oh, yeah! Grazie! Oh, cazzo. Lavoro e gnagna, sì, io ragazzi. Non mi drogo, bevo quando devo bere, non fumo. Ma scopo e mi piace perché basta bene. Che uomo, che uomo, maschio alfa. No, Anna, la dolce metà approverebbe solo. Dice che approverebbe. Ma voi, raga, mettetevi d'accordo tra di voi. Non mi sembra il caso di metterci d'accordo qua in chat che io per fare cose. Mira, approverebbe, ha detto. Io non lo so. Sì, sono abbastanza aperti in realtà loro come coppia. Ma infatti io ho detto. Ma guarda, io a mia, ma io ho detto, guarda. Uniamoci. Io capiamo. Cioè, già, già si è dimenticato di Creepy Mami, hai capito? Ma basta aprire questa porta. Per... Ma Miri è una passione. Ma che cazzo da Miri? Vabbè, sta in ospedale. Rulogio, non fa niente. Vabbè, quel sorrisetto di Rubino, sì. Rubino, c'è qualche altra ragazza che parteciperà stasera su cui tipo hai messo gli occhi? No, stasera io. No, ma io sono molto. Stasera sto con Creepy, sto nel mio. Cosa ti piace di Creepy Mami? Il silenzio. Soprattutto quando l'hai vista in un determinato modo, cosa ti piace di Creepy Mami? Vabbè, il carattere. Il sorriso. La presenza. Due occhi. Porco di cazzo. Cosa ti piace? Ha due occhi. Raga, troppa mascolinità in questa stanza, per favore. Cioè, guarda Laura, chissà. Ragazzi, questo non è il bilanciamento del bianco. Era proprio. Guarda, due pischelli e se fanno una rattima. Ma poraccio, pigi. Ah, ma io c'ho uno che assomiglia a lui, aspetta. Mo lo trovo. A chi? Così. Vabbè raga, noi ci dissociamo da questa sessualizzazione compulsiva. Ma non è sessualizzazione, è complimenti underground. Marti. Io penso che non ci sarebbe nessun problema. No, ma sta a scherzare. Sì, ma io a volte glielo guardalo. Dico. Ma chi è lui? No. Un pochino, ma no. Due gocce d'acqua. Vabbè, se mi metti gli occhiali, tutti, però sai che. No, io tipo glielo dico spesso a Rubino, è un bel cazzo. Lui dice grazie. Io sì, dico grazie. Ma come? Ma perché lo sai? Questa cosa mi inquieta. Ma siamo nel 2022, oh, che è? Ma che gli hai fatto vedere qualcosa a Lorenzo? No. Sono maggiorenne. Ma perché? Ma come fa a saperlo? Cioè, io ti ringrazio. È la prima cosa. Tu dici grazie, ma è un problema se sa. Hai capito? Il tuo cazzo. No, ma non è un problema, però non so come lo sa. Magari ha visto. Che cazzo ne so? Come hai fatto a vedere? No, da serio, è una domanda che mi. La faresti una hot tub con Creepy Mami? Allora, non lo so perché ho detto che sto in difficoltà col fisico mio.
quando raggiungerò un peso forma che starò bene con me stesso, forse sì. Ma adesso non ce la farei perché... Cioè, tu la faresti in hot tub? Sì, non un domani... un cazzo. Non te ne fotte niente. No, ma perché sono molto di mentalità aperta, capito? Un conto è scherzare, vabbè, faccio le battute sul sesso, eccetera, eccetera. Poi, però, parlando seriamente, siccome sono in difficoltà col mio peso e non sono come gli altri, come le altre persone, magari sono un po' più obese, che dicono, vabbè, sto bene con me stesso. Io non sto bene con me stesso e lo so. E è un problema, ma è un problema che parte dalla mia testa. Quindi nel momento in cui io raggiungerò un peso forma, magari allenandomi anche sul match contro... Che è fondamentale, questo, sì, quello è importante. Quello è importante. Perché molti mi dicono, così le persone ti vedono meglio. Non è che lo fai per le persone. Comunque l'essere obesi ti porta problemi di salute e alcune volte ti può portare anche problemi di diabete. Sì, sì, ci stanno poi... Che è a bionda, raga, è a bionda che chiama Rubino. Rubi, che cacchio fai sta faccia? Cioè, chi è questo nome femminile che... Niente, guarda, niente, ma raga, amica, Rubino acchiappa sempre. Vado sta io porto in alto il nome dei ciccioni. Anche noi! Vai! Dai! Ma io che mi tocca sentire? Era un canale più o meno serio una volta, prima di questo disastro. La trasferta fa brutti scherzi. Dagli tutta, Rubì. Dagli tutta, dagli, no, Rubì. Comunque so che molte persone di un certo peso, partendo sin da piccoli, hanno molta difficoltà a relazionarsi perché si sentono insicuri di loro, no? Certo, non accetti, non ti senti sicuro, però nell'immaginario, per esempio, una hot tub la faresti. Cioè, sì, se avessi il fisico che dico io, la farei. Che me frega. Infatti io già ho visto una cosa, nel senso, se io mi dovessi fare l'operazione dei ciccio, dimagrire, ci sono più operazioni da fare, perché poi ti rimane la pelle in eccesso. Quindi oltre quella c'è l'addominoplastica. Lo so, mio padre sa, dice. Non è facile, cioè è una soluzione estrema. Infatti io trovo che Ciccio, causa il suo peso e tempi, ha fatto una situazione estrema. Ciò che attualmente col mio peso a me non serve. Però se proprio vedo che mentalmente, perché è tutta una cosa di mente, io non riesco, purtroppo, perché non è facile, devo adottare questa soluzione, perché sennò non starò mai bene con me stesso. Sì, ma tu punti più o meno bariatrica, sleeve, cioè operazioni, o proprio scendere di peso o con palestra? Io adesso punto a scendere di peso con palestra. Anche perché comunque devi raggiungere un peso prima di sottoporti ad un'operazione, certo. In realtà c'è pure un certo percorso psicologico da fare. Certo. In realtà la batosta è il mantenimento. Quella è la batosta. Sai, più mi sono accorto, no, che quando io dimagrivo ero cambiato, ero molto più nervoso. Infatti mi ricordo una scena bruttissima che mi è successa, che io prima usavo il sondino, no, il sondino gastrico, quello che ti metto al naso. Ero dimagrivo tantissimo. Però mentalmente non ci stavo, e me ne sono accorto perché poi mi sono sfilacciato tutto. Me ne sono accorto perché una volta la scena che mi è rimasta fu che mia madre venne in camera mia dicendomi una cosa tranquilla, e io sbottai totalmente, feci no! E presi a cazzotti l'armadio. Ma eri anche con la dieta ferra, tipo ti privava di determinati alimenti. No, non potevo mangiare perché col sondino gastrico ti dà il cibo dalla sacca. Ma quello ti dà anche la perdita drastica di peso, che poi è quella per cui molti devono operarsi anche con tipo la pelle alle braccia. Esatto. Vero. E mi ricordo sta scena che io feci no, ma ero ipersensibile. Mm-hmm. Beh, ci credo. E mi spaventai perché presi a cazzotti l'armadio fino a spaccarmi la mano. E mi ricordo mi chiusero dentro la stanza, mi provarono a calmare. E da lì io mi sono spaventato, quindi ho detto intraprendere un percorso del genere bisogna stare mentalmente equilibrati, perché è un attimo che smetti tutti i sacrifici,
li butti lì cestini e non ne vale la pena. Quindi David, non hai bisogno di nessuna operazione, concentrati, e se posso darti un consiglio da ex grasso, smetti di mangiare. Ma come smetti di mangiare? Ma smettiamo di chiudere qui. Ma come? Rapido, cioè, diciamo senso... che per adesso lo scopo finale c'è, il migliore incontro di box della storia. Un Logan obiettivo Paul, c'è. Ragà, c'è l'obiettivo ora. Ma lo sai, io questa cosa prima di Logan Paul e Chiesa io la volevo fare. Beh, però non hanno, perfetta, non hanno accettato, perché io la dovevo fare, lo sai con chi? Con Mr. Hyde. Ah, io chiamai Flame. Io chiamai Flame perché lui diceva: io sono un pugile esperto. E io in quell'anno io facevo pugilato. È vero, è vero. Lo faccio perché mi era palesata l'idea. Lui non accettò mai, perché io comunque, per fare un evento del genere, certo, devo contattare dei sponsor e devo contattare, naturalmente non è facile perché devi contattare l'ambulanza. Sì, 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 me ne vedo che fa parlare comunque, a prescindere. Esatto, e lo devi organizzare bene. Ho detto sì, cioè se io organizzo la cosa, tu mi devi firmare un contratto che farò firmare anche a Riccardo, perché se tu non vieni io organizzo, oltre che io rimango senza evento e faccio la figura di merda. Paghi una penale. Devi pagare la penale, pure bella alta, quindi... Ma la sfida chi l'ha lanciata, tu o lui? Io, cioè, perché mi ricordai, perché Kitano dice ma sembrava fatta, no, perché io quando faccio live penso a tutto quello che potrei fare, mi concedo apposta, se tu ci fai caso, io parlo di una cosa, poi di un'altra, perché se no mi scordo le cose, perché ho sempre il cervello in movimento, e quindi mi è balzata l'idea sta cosa vecchia, perché io sfidai pure Tutubi ai tempi. Mi ricordo, mi ricordo, ma Simone ti dice no, io te paga penale. Guarda, ma... facciamo un mega event e viene una marea di gente. Sì. Faccio spettacolo. Molti, sai che cosa ho sentito? Che però purtroppo, diciamo, a livello di conformazione fisica, pure se ti prepari, comunque sei molto più possente di Riccardo. Però sì, e quindi però c'è tu una devi disparità mettere, però tu devi mettere proprio di conformazione. Sì, però tu devi altezza. Mettere, sì, 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 devi mettere che lui, una persona come lui, io quando mi allenavo con gente più magra, di peso minore, ah, okay, perché aumenti la velocità. Quindi una cosa che potrebbe fare un Riccardo, io poi consiglio, è girare intorno al ring fino a farmi stancare. E quello è il segreto di chi è più magro. Questo sai che gli hai appena regalato almeno due live contenuti. Se gli hai appena regalato due live. E quindi... Vabbè, più materiale per te per il tuo video, quindi vai. E quindi il segreto è fare molta cardio. Fare molto cardio negli allenamenti. Infatti inizierò lunedì col preparatore atletico e... Già sai più o meno quale sarà la tua condotta, non lo so, alimentare, sportiva, già... Io ho una dieta sportiva che riprenderò sicuro. Però avevo una dieta sportiva per quando mi allenavo, facevo magari qualche combattimento. Dipende. Però non mi alleno come quando uno combatte serio, cioè... Tu ti allenavi, io mi alleno in passato, sì, sì, per fare box. Sì, però poi ci sarà meno tempo per la gnagna, non... La vedo difficile. Diventi una branda, David. Ma io se tu io già so grosso perché ho fatto sempre sport. Se tu ci fai caso, io so sotto so fino. È vero, è vero, è c'ho solo l'avanza. È vero. Costa. È un regno problematico con tante spese. Madonna, sarebbe bello un anno. Buonasera, un anno Anna Re. Come stai? Anna Marzione. Cioè, secondo me è anche perché è anche giusto un anno di preparazione, non è che si scherza così. Ma lui? A lui serve di più perché io ho più tecnica già fatta, capito? Non lo so, Riccardo, che sport ha fatto nella sua vita? Lanciatore di coriandolo. Poraccio, poraccio. Medita, grazie mille per i beats, grazie, grazie. No, gnagna non parti, no, con Rubino è così, non, se non c'è gnagna se la va a cercare, non si accontenta. Ma ragazzi, ma è giusto così, insomma, la vita è bella, la vita è unica. Non dove io mi sono sempre pentito che all'inizio io ero molto timido per, sull'insicurezza del mio fisico, no? Quindi io non mi avvicinavo mai a una ragazza. Poi ho capito che comunque ragazzi, la vita è una, quindi io me la vivo al 101%. Ciao Brisen! Guarda appena... Brisen, ma come si deve fare? È un ruffiano! Ma come ruffiano? È un ruffianone! È un ruffianone! Lo dovresti sapere anche tu cosa non si può fare, tu sei da pesi massimi, lui è da pesi leggeri. Questo vabbè, no, quello sì, vabbè, ma è un incontro... Goliardi finisce ammazzato, immaginate. È molto goliardico. Io non è che metto là e comunque se lo fa, è goliardico. Un'altra sfida, no? Per forza il no, io lui. Tu e lui? Sì. Bene, dopo le ultime live, dai, che spettacolo. No, io lui.
Sì, 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 ci sta. E mo vedremo. Anche se Liccardo scamma, raga. Prima se di... me scamma, fratello. Mica che ridere, però. Prima no, dice sì, immagini poi... Immagini tutti i bietti in dubbio. Cazzo, alla fine lui c'ho manzo di stomaco, tipo... È un peso ultra leggero. Poi senza allenamento è molto... No, se devi allenare... Io ho detto, guarda, devi allenare veramente. Io da lunedì inizio a allenarmi. Cioè, infatti poi su Instagram farò vedere tutti gli allenamenti, perché lo volevo fare in live, solo in macello. No, raga, in live è impossibile. No, non sei... Ma poi non ti... Magari non ti senti manco a tuo agio, non dai mai... manco il 100%, perché sai che stai in live, magari che cacchio ne so. No, infatti mi serve più concentrazione, in conto sui suoi video. Poi io ho detto pure una cosa, raga, se volete venire una volta in palestra, allenarsi con me, a me fa piacere, venite tutti a me, se alleniamo insieme. Grazie DJ Lupo! DJ Lupo, aia, grazie DJ. Grazie Lupo, grazie. Facciamo 91. Piccolo allenamento con Brisen. Facciamo 91. Brisen, ma tu lo senti? Ma tu lo senti? Ma che vergogna. Vabbè, allenamento, ma lei si allena. Ma che allenamento con Brisen? Allenamento con Brisen. Va bene, stasera alle 21, ragazzi, sì. Voglio rileggermi i Fantaboscar con i punti, le penalità e tutto quanto. Perché lei o qualcuno mi ha contattato e mi ha detto che mi ha scelto come gregario. Ve preoccupate. Ve preoccupate. Per i punti, ve preoccupate. Fatelo live. Uno live, streamer spagnolo ha organizzato un torneo di box tra gli streamer di Twitch Spagna. Ma io lo faccio live l'incontro, eh? Lo faccio live l'incontro. Pago tutti quelli che devo pagare, compreso chi danno e fai ripreso, faccio live. Sì. Sto male, ma che allenamento, dice Brise. Poi vorrei tipo che ne so, Violet che porta i numeri. Ma Violet con Mame. Beh, alla presentazione, al. Sì, ma io Violet in amore, oh. Ci scrivo spesso su WhatsApp. Siete in amicizia, sì, in forte amicizia, sì. Molto la gnagno ragazzi. No, vabbè, no. Rubino proprio inciadito ultimamente, tutta la gnagna è sua. Ho preso le magliette per tutto il Cerbero e anche Rubino, vedi Rubino, DJ Lupo si è preso le magliette, bravo, bravo Lupo. Che sì, ma un falletto solo valletto, e noi siamo portabandieri del Mail Gates. Sì, è Rob, ragazzi. Sì, sono io. È lui. Ma lo sai, ho visto tutti i video vecchi. Sì. Ieri mi sono messo tipo nostalgia, ho visto video stavi di Simone, quelli vecchi. Sì, dai. Ci sei andato di sì, ieri mi sono messo mezzo ombriaco. Ho fatto pure una live su TikTok ieri notte, non mi ricordo, ma hanno scritto. Una live su tutto nudo. No. Raga, ma chi cacchio ha visto la live di ma tutto nudo? C'erano più di 100 e passa persone su TikTok. Ma poi, scusatemi, ma i canali partner possono fare le live su TikTok? Io sapevo di no. Gli viene permesso. Gli viene concesso, quindi... Però non nello stesso... Sì, non per portare gente su Twitch. No, cioè, no, a buffo così. Sì, a buffo sì. TikTok, a posto? Sì, si è allentato un pochino la manica. Meno male, perché non comprendevo come mai su Instagram c'era una certa tolleranza, mentre su TikTok no. Ma sai in quanti fanno la live in contemporanea su TikTok? Non si può fare quello. Esatto, però però lo fanno i partner questa cosa. È una cazzata, non lo può fare. Chi ha fatto in fronte Rubino? Ragazzi, non lo so, è stato già si è pigliato con l'Icaro, non lo so. No. In realtà qua dentro fa molto caldo. C'ho la pelle delicata, quindi per esempio un Liccardo che do una pizza sembra mi da un pizzone. È vero. La pelle delicata. Sì, avete visto Chef Maurizio stamattina? Non lo so. E c'è il grande Chef Maurizio. Ma io gli ando a trovare. 34.000 euro gli hanno regalato. Me coglioni. L'hanno detto prima. Ma gli ha regalati Liccardo con nessuno. Non lo so. Cazzo. Ma come 34? Non lo so. Oh, vero Lupo, non lo so, ce l'ha. Esatto, vedi? No, ci ha detto Loop Genetico ora che ci ha raidato. 25K. A prescindere da a me massimo che mi hanno donato. Te quanto è massimo che ti hanno donato? Di sub? No, dei soldi. Penso 150. Più 380. 380 euro? Sì. A te no, niente. 30 euro. No, dai, no. Scusa. No, tipo 30 no. euro, credo. No. 30 euro, cacchio. A me il mio top donator dei soldi è 1033 euro. 1033 euro? Chi te l'aveva donati? Non vedo da tanto.
Sai, non lo ricordo, non lo vedo da tanto. Però comunque. Ma chi era? The Lata Pista? Provo! Me li ricordo io! Ma era la Lata Pista, non mi ricordo. The Lata Pista, è vero, 33 euro. Però ero emozionato perché era un periodo difficile. Me lo ricordo. No, quando succedono queste cose. Che ore saranno i Oscar, ragazzi? Perché vuol dire che uno crede proprio in te. Sta suonando perché è credente, è bello. È veramente una figata quando succede. Ma poi inaspettato. Se non sei abituato, rimani lì e dici: che cazzo ho appena visto? Sì, assolutamente. Poi. No, no, è bello, ma perché ancora noi italiani non rientriamo nella dinamica e nella mentalità che si può veramente supportare un progetto anche donando, facendo delle piccole. Ah, ciao, c'è. Fayon! Mio chi è che fa da via male, Fayon? Che... No, perché se apri io quando lui ha fatto tutta una live. Che sembra che sta a parlare di lui, in realtà non sta a parlare di lui, sta a parlare di altre persone. Poi sta a parlare in generale, lui si è presa male. Son cazzo, Rubì, che cosa? Vabbè, su che cosa? Ma no, su la cosa delle fake sub. Ah, ok, l'ho visto la. Ah, ok. E lui si è presa male perché stava a parlare di lui. Quella roba di GTA era? No, era delle sub. Iva! Allora, se io reattavo a Ercole, però io non ho fatto nomi, io ho detto alcune persone ci sono. Poi se tu te la sei presa male perché pensavi che era di te, cioè io ci posso fare un cazzo, ma io non sto a parlare di te. Tu te la sei presa male per te, ma io sto a parlare di altre persone. Che dico? Oh, hanno regalato a Chef Maurizio 34.000 euro. Top. E mi fa piacere. Grande. Dureranno più di 3 ore oggi, Boscar. Ivan, guarda da come vanno le prove proprio. Raga, prima è stata una prova difficile, raga, non si riesce a far concentrare tutti, purtroppo. Però mo vengo io di là, Ivan, io guarda. Vado di là, vado a bere. Cioè, comunque durerà 2 ore e mezza. Rob, fatti salutare. Sì. È stato un piacere. Ragazzi, io continuo ancora un pochino. È stato un piacere, dai, però organizziamoci per bene. Ti saluto anche così perché sono su Twitch, poi dicono, capito? Ma va, Rob. Ragazzi, grazie mille, è della compagnia. Salutate Rob! È sempre un sacco strano perché per me, ripeto, sono sempre uno di quelli che non vuole disturbare, quindi grazie mille ma per che la compagnia. È un piacere, Rob. Saluto anche per il calore. Dai, ci organizziamo per qualche live, se ti va, insieme. Sì, magari su qualche tema un po' così. Ci sai com'è? Dai, se ti fa piacere, sì. Io so che a loro fa piacere perché... Volentierissimo, davvero. Ragazzi, dai. Buon proseguimento, ma soprattutto in bocca al lupo per stasera, perché secondo me sarà una figata, mi raccomando. Dai. Vi seguo quando uscirò. Nel buon proseguimento. Caso, ci sentiamo dopo. Vieni, va benissimo. Vieni. Ragazzi, dai, è stato un piacere. Dai. Rob, ciao. Eccomi, sono voi non sapete, io c'ho di fronte, ma di fronte c'ho Paolo Cannone che allaccia le scarpe a Simone, non si sa per quale. Eccolo qua, eccolo Paolone. Ciao Paolo, ti stai divertendo? Che dici? Bello, divertendo no perché sono nel mood presentiamo, c'ho le cose, poi mi sciolgo. Guarda da, però il mood è positivo. Il mood è positivo, sì. Ciao sì. A tutti. Guardate quanto sta bene Paolo. Sì, un po'. Veramente. Ammazza, sei inciadidissimo. Ma 20 anni, ma minimo. Non come Livio Marcone. 26. Oh, quindi mi raccomando, stasera alle 21, che qua abbiamo pure Paolone, che fregno. La mutandina inzuppata. Non è la mutandina inzuppata. No, questa è un'altra storia. No, raga, voi dovete sapere che io quando sono arrivata ho detto che tipo non aveva le mutande. Ora però ce le ha. Ora ho avuto la disavventura. Spiacevole, è stato tutti belli cari. Guarda sì, chi ragazzi, c'è. Siamo tutti belli cari. Vieni Stefi, vieni. Avete aggiornato, alcuni ti hanno scelto nei Fantaboscar, quindi mi raccomando, Del catering te la puoi prendere. Dopo ti faccio per fare oppure togliere i punti, Dopo te lo dico. Raga, dopo glielo dico. Ci sono delle cose, per esempio il punto massimo è cagare sul palco, tipo. Però penso che questa cosa non... Però tipo simboli LGBT, oppure le bestemmie punti. Ti fanno perdere i punti. Ah, sì. E molti hanno scelto te. E non bestemmie. Non, infatti, non per questo fa. Sei una sicurezza che non fai togliere i punti. Avete capito? Stefi canta. Secondo voi Stefi perché sta ma qua? Ma porco... Paolo, guarda, Paolo, fammi vincere, ti prego, Paolone, io ti ho scelto, c'hai una responsabilità, Paolo, c'hai una responsabilità. Ma non fa andare tutti.
Sì, così è Paolo. Mi farò così. Bannare tutto. Sì, Paolo. E si gode, ragazzi, si gode. Ok, vabbè, intanto tra poco vado pure io. Stacco la live, corro, mi preparo e ritorno qua. Verso che ora arrivi? Mi cambio e... Va bene, va bene. Quanto è bella, Steffi? Quanto è bella? Sì, 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 top, top, top. Ci vediamo dopo. Dai, 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 ragazzi, ciao, dai. Io ho scelto Paolo 22. Paolo, se bestemmi, guarda, Se non bestemmio, guarda. Ma poi oggi è primo aprile, potrei anche dire a Paolo quelle cose che fanno perdere punti, come quelli che, tipo, per esempio, dico, questi li fanno guadagnare, in realtà li fanno perdere. E vi dico uno scherzo, non è vero, ragazzi. Un bel pesce d'aprile con gli altri. Un bel pesce d'aprile che ci farà ammazzare tutti dalle risate, ovviamente. Raga, chi è che sei infortunato? Volete andare a vedere un attimo? Com'è sei infortunato? Aspetta, raga, mettete un attimo il muto. Chi è che sei infortunato? Raga, purtroppo... Oh, fatemi sapere però. È sempre queste cose all'improvviso così, raga, non c'è sta niente. E che succede? Mo vediamo un attimo, è arrivato un messaggio. Omi, c'è domani o anche oggi? Domani sicuro, oggi non lo so. Raga. Oh, che è successo? Ci siamo. È grave. Sul palco, se l'hai rischiato. È caduto, si è fatto male. Maronna, io. Mamma mia. Non so, in realtà. E come si è fatto male? Non lo so, sarà caduto. Stavo portando il divano. Ah. La gag che dovevano fare di Rubino, quella dell'anno scorso, porca. Ma la stessa un'altra volta. Stavano portando il divano. E è caduto. Aspetta, però, mo io chiedo. Si è fatto male. Greve. Vai. Chiama, vedi. Perché. No, vabbè, cioè nel senso. Niente. Si è fatto male Gischianto, ragazzi, non so che... Mamma. Io sono ansia. Ma io fino a mo' non l'ho visto. Niente. Vai a vedere. Ma nemmeno io, sul palco. Vai a vedere sul palco, non so. Io intanto prendo postazione, ma assetto un attimo, cioè, ogni grado. Ma che bello prendere il dominio del canale di Anna. Abbiamo una responsabilità. Assolutamente sì, cerchiamo di non fare coglioni. No, allora, vabbè. Non vi chiede nessuno più falsa che arriva Riccardo. Ma che cazzo stai dicendo, raga? Veramente si è fatto male. Che cazzo dite? Più falso della carriera 8 di Riccardo. Ma cazzo, ma vabbè, mi fa incazzare che non ci credo. Ma chi è? L'ambulanza. L'ambulanza. Ma che cazzo dici? Aspetta, metto staff. Allora, che su... Come top? Ma magari di no, ma questo non si rendono conto. Allora, mi è arrivato il messaggio di Gianluca prima. Pessima gag, ma quale gag, raga? Ritardano di 30 minuti minimo. Allora, mi è arrivato il messaggio di Gianluca che qualcuno si era infortunato. Ragazzi, certi commenti però, non ho sentito terremoti in zona, sono veramente terribili. Questo è body shaming, è una cosa orribile, ma non ho fatto in un momento del genere così delicato. Io non ho già capito cosa ha fatto, non ho capito, non ho... Ma non so nemmeno io, cioè, Vabbè. Caduto, se fa fare, non sai zizio la terra, scusate il partenopeo, però... Vabbè, raga, è stato... No, ragazzi, purtroppo Lupo non... No, raga, non ce la faccio ieri! Raga, ma fateci variare! No, però era inizialmente, no? Non ci stavano credendo perché il primo aprile, se noi continuavamo un pochino, l'idea se la facevano, se noi chiudavamo... Ma non ce l'ha fatta! Pessimi attori! Lui è un pessimo attore! Lo dico io, lo dici tu, ma che cazzo mi senti vuol dire? Colpa, allora, perdonami un attimo. Non sapevo cosa dire in Anna, perdonami un attimo, ma è un'interazione normale in questa situazione? Lo
lo dici tu o lo dico io? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Sei un pessimo attore! Ah, ma io ero bravo guaglioniale, scusate, non guardare altro, cioè onestamente. Guardate, perché è sincero, non riesce. Non posso mentire, non ce la faccio. Non può. Capire, È al di fuori delle mie competenze. Cerberina, ma tu dove stai? Cerberi e Ravni e due, Ravni, Cerberi, a Rostai. Dove sei, Cerberi, ma dove stai? A Rostai, tutto qua, dove stai? Cioè, il caso non sta a me. Io nel mio piccolo credo di essere stato quantomeno credibile. Non come PGN. Però uno in chat dice Anna e PGN gli unici che non ridevano. Quindi le prove attoriali, tra l'altro, dovresti grazie a Medals, molto. Grazie. Ho riso per la battuta. Per avrei i commenti riso... molto divertenti. No, io avrei riso lo stesso. Sì, pure mo, Cerberi, vai, non faccio una foto. Ma la vado a prendere. Ma Cerberi, ma dove stai? Ti vieni a prendere PGN? Ti faccio venire a prendere questo bell'uomo. Se vuoi fare un'apparizione live, basta salire. Ma falla venire. Ma non c'è. Ma dove sta? Non lasciamo spazio. Ma Cerberina, tu già stai qua in loco. Sì. Facciamo questo che vieni allo spazio qua. Vieni dentro. Nemmeno mi saluta, vuole la foto nuda. Ok. La foto nuda di tutto. Ci metto mezz'ora ad arrivare lì, dice Cerberina. Muoviti, dovevi stare qua alle due dovevi stare qui. Galessia che dice PGN top gentleman. Non per vantaggio. Allora, Auli, Mario, la vogliamo trovare una ragazza a questo ragazzo? Mario, la vogliamo trovare? Mario, ha 14 anni. No, ma mi dissocio, no. E chi è che ha 14 anni? Ah, Cerberina. È l'età del consenso. È l'età del consenso, cioè, ma tu, sì, ma tu no, ma tu. Ma era 15. 15 tra l'altro, cioè, 14 più 1. Ma no, cioè, penso un po' occupata tutto. Allora, sono aperte le richieste di fidanzamento per PGN, ve lo sponsorizzo, è un bravo guaglione, tiene la maglietta Shark, come potete vedere sostiene che comunque più 100 carisma se sono fidanzata e Cerberina la vuole. Mario sei stupenda, Rebecca, vedi? Mario sei stupenda. Ma è venuta, ma è venuta qua Rebecca. Vedi PGN Calpe, età minima 14. Sei ridicola che sei venuta fino a Milano, sei ridicola. Mamma mia, ma magari non è lei. Sì, è Rebecca, sì che è lei. Miss PGN, esatto, sono aperte le iscrizioni per partecipare al contest Miss PGN. Io accetto tutto. Sì, sì, raga. Io in realtà ci ho perso le speranze. Ah, Pedalini, tu ti sei prenotata ieri. Mo non lo so come. Però non dovete essere in tab, perché lo mettete poi in difficoltà, sto loro ragazzi. Io sono uno solo, io non mi trovo in difficoltà. Non è che può più. Capito? Chi è già su liste non PGN. Può. Già con uno, signor PGN. Signor PGN. Dopo questo. Ho perso le speranze nel mio piccolo. Ah, raga, ricordiamo che anche Lorenzino è single, no, quindi. Ma che sta facendo PGN? È un'opera di carità, e ogni tanto faccio della presa. Un'opera di carità per Lorenzo. Mario, rovinati la vita. Allora, cioè, io ho poche esperienze l'ha già fatta, però Lorenzino Waiu merita. Un po' che pucchiacca, mo lo dico. No, pure dice Lupo, rimorchiamo insieme. Rimorchi insieme, viaggi insieme, cagnagna insieme. Tutti insieme, raga. Mi sono innamorata delle guanciotte di PGN. Lo so, sono belle cioffi. Se volete fare una carezzina, così andiamo. Non mi rifiuto. Beh, se vi piacciono le rosse con i... Ah, voglia, le rosse sono le mie preferite. Sono, No, di No Flame, esatto. Sono una tua fan, Nenni, dice, sono una tua fan. Ma PGN, ma stai spaccando, Ho un certo charm. C'è un certo savoir-faire. Credo che sia la t-shirt che mi dia appunto la risposta più gettonata è hai un po' la faccia da piccolo, non so. È un po' la faccia da piccolo. Finissi con cazzo, però mi piace lo stesso. Gianluca, fratello. È il mio amico di infanzia, Gianluca. Ragazzi, ma io sono innamorato dell'età di Cerberina alla stessa età di mia nipote. Ma come dire? Ma Matti, io mi disso. Ragazzi, ma questa. Cioè, è vero che noi siamo che prova cosa, vediamo cose incredibili. Cioè, proprio a livello del tra il mistico e qua. Però pure voi, voi. Però Lorenzo Maggiore, vedi i Pedalini come. Guardate, raga, io ve li sponsorizzo di Bravo Ayun, uno zona Milano, un altro Campano, mi raccomando. Delle ragazze avete delle preferenze, degli stereotipi?
Io sono Curtulil Chiat. Ma non è vero. Lupo è di Bologna, ci teniamo nel caso. Lupo è di Bologna. Quindi abbiamo Bologna, Milano, Napoli. Verranno insultati, pelati all'evento? Partiranno schiaffi a destra? No. Ci sarà un next level. Non vi diremo niente. Non vi diremo proprio niente, raga. Spoiler, raga, vi posso dire, dato che mi trovo sul mio canale, posso dire, io sto in fibrillazione per una persona. Sarà troppo un bravo ragazzo. Una persona in particolare, raga, io fangirlo oggi. Io oggi fangirlo. Fangirla, l'ha detto. Io oggi fangirlo, raga. Fangirla. Anche perché da quello che so si siede vicino a te. Eh? Da quello che so si siede vicino a te. Madonna, ma magari! Io gli sto tutto il tempo così, io lo amo. Io lo amo. Prepariamoci psicologicamente per stasera. No, raga, io no, proprio... No, ma tu quanto segui Anna in live? Hai capito di chi almeno, sta parlando? Suvi? Madonna mia, no spoiler, no dissing. Valerio Lundini e Vazzanicchi ai boss. Omi? Chi lo sa, raga, chi lo sa? Si spera. No, dice fangirlo perché almeno io ho almeno 4 ospiti, almeno 4. Raga, voi allora vi dico soltanto che cercherò di fare una foto che metterò nel quadretto. E quindi già da questo capirete. Chi l'ha detto? Chi è che l'ha detto? Madonna Omi, pure guardate se posso mettere Omiadol. Forticette hanno visto Liccardo con la BMX verso Milano. Vabbè, ragazzi, allora io non ho trovato nessuna prova in realtà a sostegno di questa tesi. Jonas, visto... ovviamente parlo di Patrizio, mi sembra. Ciao Jonas! Jonas! Quello che mi corregge le operazioni di moderazione. Ciao Jonas, è lui. E tu fai disastri, È vero, vabbè, ne ho fatto uno, il disastro. Un giorno vorrò sedermi vicino Lorenzo Tafuro. Io sono contenta. No, raga, allora, seriamente. Papa Waitim, ieri, io so, l'ospite di cui parlava Gianluca in quella clip storica lì, me l'hanno detto tipo la sera. E a un certo punto io mi giro verso Anna sempre durante la sua live e faccio Papa Waitim, è caduto, non mi ricordo. Detto. E lei anche si è cagata sotto che io stessi per dire... Qualche cosa, un po' così. Raga, mi pare che io fangirlo per Andrea Di Pregna. Onesto, io no. Ma una persona in particolare, finalmente, che sono stata io a dire: senti Gianluca, ma un messaggino, così non dico più niente, non sto nella pelle. Io quando lo vedo me l'abbraccio, me lo spupazzo. Stamattina ho detto: Gianluca, io lo amo, però non è che lo amo perché me lo voglio, io proprio lo amo platonicamente. Gianluca, sì, no, ma capisco. Ragazzi, chissà, non si sa. Who knows, ragazzi. Ci saranno più ospiti rispetto all'anno scorso, si può dire che ci saranno più ospiti, sì. Assolutamente sì. Perché dite Surri? Tutti votano per lui, ma no, ragazzi, chissà, io non ho detto niente. Anna, se non... ti tiro fuori. Li ho guardati, Cerberina, li ho guardati, ti ho pure risposto. Allora, DJ Lupo dice: posso fare una domanda a titolo informativo per curiosità? Risponderà a questa domanda PGN. Tu puoi farci tutte le domande che vuoi, DJ Lupo, basta. Pretolani con la maglietta di scuola ma Pretolani voleva venire qui soltanto per fissare Ivan Grieco mentre presentava. Non so se sì, perché devi sapere che Tommaso è il leader numero uno di Ivan Grieco, più o meno. Tommaso Pretolani, sì. Bravo Tommaso, bravo. Grande Tommaso, grande. Bello. Ho parlato con Gianluca tipo di Tommaso, mi ha raccontato che la loro prima interazione è: tu sei uno di quelli che succhierebbe il cazzo a Marra. Ecco. Quindi per farti capire chi li ha fatte le statuine quest'anno? Parlare. Ma non è sempre. Parliamo di video. Parlare di video è sempre Frozen. Sì, sempre Frozen. Bellissime, raga. Quanto so belle. Volevo chiedere, ma di invitati diversamente abili ci sono solo io? C'è qualche altro mio collega? Ti dirò. Non posso. Ma siamo attrezzati. Penso che ci sei solo tu, Lupo. Penso che ci sei solo tu. Ma sti cazzi. Cioè, anche sti cazzi. Che ti. Ce ne putte. Siamo tutti quanti in compagnia. E Povia? Chi lo sa, ma ragazzi? Ma Lupo. Chi lo sa? Ma come facciamo con questi fantasmi che vengono invitati agli eventi? Ma come si fa, Lupo? Cioè, queste persone che vengono invitate si infiltrano, si auto... Come facciamo? Vanno nei canali degli altri. Zero sub, niente VIP.
Fantasmi, questo è un fantasma che sta nella loro chat. A volte che fa le capatine nelle tue live. Ma e non donano sub, cioè, ma che non, non donano sub per farsi. Oh, raga, però, guarda, guardate PG, sub. Per favore. Yeah, per favore, fammela aumentare. 10 sub, ma arriviamo al 500. Sta qua, dai ragazzi. Ragazzi, non fate i farisei, arriviamo a 500. Mancano 500 10 sub. Entro stasera. Chiudo, e chi ha, Anna Manna come valletta, vincerà i Fanta Oscar 2022. Che cosa si deve fare stasera? Possiamo fare un patto. Io vi faccio vincere i punti e voi mi fate arrivare a 500. Credo che sia un patto tacito importante, ecco, no? Cioè, hai capito? Vestito a fiori per i Fanta Boscar. Wow, ma chi è Kevin Diesel? Padre Maron. Ah, ma lui stasera c'è, no? Chi è? No, okay, dice 500 sub, non porto le pizze. Non ti ho come gregaria. Ragazzi, avete sbagliato. Comunque voglio bene a Lorenzo, ma posso permettermi di dubitare, Lupo. Però grazie del commento, lo apprezzo lo stesso. Cioè, da mai lo scambio. Comunque voglio bene a Lorenzo. Sa perché non mi sento di dissentire Lorenzo? Anna, ti prego, interrompi tutto salendo sul palco. Io tengo un paio di cose che devo fare, raga. Farmiamo, Lupo, ma che cazzo dici? Se la pensi così domani ti tiro sotto con la sedia a rotelle. No, e io ti do una mano, Lupo. No, mi devi raggiungere, Lupo. La cagata sul palco no, raga, no. Però per esempio chi mi ha scelta insieme a Gianluca, il bacio vale doppio. Se io a una certa mi metto a baciare Gianluca e tiene me e lui alla francese è triplo, alla francese è triplo, solo che tiene a cazzo se fa raga, c'ho varie cose. Tra l'altro qualcuno ha scelto Dudubi, opterò anche per farvi avere i punti con Dudubi. Perché ieri mi sono messa un po' d'accordo con Dudubi. Io ho messo il tuo ragazzo come capitano. Io metto d'accordo con Dudubi, anche perché è quello che ho scelto. Che cazzo me lo fotte Gianluca? Per dire, ma solo in questo contesto dei Fanta Boscar, che è una situazione che sta diventando molto. Mario riguarda DM, non fare il Mariolo. Io giro. Maro, li ho visti! Io flame! Li ho visti! Ho Simone come capitano, top. Baci tu, tu dubbio, Giorgio. Ma posso dire che sono proprio carini. Cioè, io li ho visti anche quando sono usciti. Sono proprio belli. Ah, allora, i messaggi di Riccardo ieri. Ah, se puoi parlare anche adesso, non so se un po' così, e poi ha detto Dudubi che Giorgia non è la ragazza del mese di marzo, ma ha prolungato il contratto. Ha allungato praticamente. Allora, una domanda a Cerberina, ma stai già qua fuori? Che nel caso ti vengo a prendere, ti porto proprio qua dentro. Si avvicina Life Train! Questo è Valentino. Ah no, avere un caso dei punti in più per i Fanta Boscar. Mi raccomando, ma voglio avere la conferma. Ecco di l'hype Sherlin. No, è Galessia pure e Sherlin. Grazie mille. 200 bit da parte Valentina. Di Valentina. È Valentina e Galessia. PGN, vienimi a prendere, sto fuori la porta. Valla a pigliare. Sta fuori la porta. Voglio avere la conferma di poter entrare lì, così parto da casa. Sangara a casa, Chris. Cioè, potevi venire dalle 2. Dalle 2 potevi venire. Vieni. Perché hai fatto fa tardi, Cerberini? Di nuovo, Foffo, oh. Bimmoiminus, Foffo. Ma io voglio capire, che cazzo è? Questo che continua a followare e defolloware. Che gente è merda quella che si followa con gli stessi. Scherzavo, nomi. Galessia, che peccato, potevi esserci anche tu. Io sto dentro al bagno, mo tu venimmo a pigliare, Fex. Non ti preoccupare. Vabbè, raga, ma abbiamo capito, i bot di Riccardo sono, no. Mannaggia, ma... Marra ha detto che poteva entrare dalle 20. Non ti preoccupare.
No, noi siamo qua alle 14, però... Vabbè, cose nostre. Si può ancora fare il fanta? No, ragazzi, è chiuso alle 14. È chiuso, credo. Credo che sia... Baby Rose, ciao, purissima del tuo outfit, un saluto. Curiosissima del tuo outfit. Mo vedrete stasera. Gli stessi del suo gruppo Telegram. Vabbè, non si può più fare, no, ragazzi. Comunque ti confermo, Ilaria, che tu puoi entrare dalle 14. Quindi tu puoi entrare, vieni qui che poi. Che altro se Marra ha detto così, non lo so. Cioè, a parla adesso con Marra, ma che ne sai? A parla adesso con Marra. Ma io non mi prendo responsabilità tra 15. Tu dici così, Cerberina, dici io ho 15 anni, non posso venire tardi, posso entrare. Non ti preoccupare, fanno trans. Non ti preoccupare. Pure domani apri tu gli studi direttamente, non ci stanno problemi. C'era tempo fino alle 14 per fare la squadra, sì, ragazzi. Il regno di Sauro Costa. La presidenza. Grazie, con tante spese, no, grazie. Fammo senti. Wi Wild Den 2, non me ne sbatto. Wi Wild Den 2, Frilello FB Block minore 3. Nato per conoscerlo. Grazie, Medita. Grazie mille, grazie per i 100 bits. Cerberina, dai, vai. Diciamo che hai 15 anni e purtroppo da girare la sera da sola. Non è io vi faccio, vi leggo la mia squadra di Fantabosca, che però era pre che io fossi qui, quindi non è da infiltrato. Wow, Valentina, che peccato. Secondo te, valuta questa squadra. La tua è? Sì. A me fa ridere più che altro. A me fa ridere questo. A parte l'immagine fantastica, a me fa ridere. Beccarti di orecchio, c'è solo Achille. Beccarti di orecchio con solo Achille. Madonna mia, ragazzi, stanno facendo delle prove assurde. Comunque, ragazzi, sono infatti bravi. Gregario Palese. Sono proprio bravi, ragazzi, dei mercanti. Ciao, Vecene, bentornato. Poi il fatto è che conoscevo. Grazie per i complimenti. Ormai. Hai visto, Vecene? Siamo tutti e tre insieme qua in presenza. Hai visto? Io, in quanto peggior moderatore del Cerbero, sono qui. Agli studi di Evox. E tu dove cazzo stai? Dove cazzo stai? Uè, però queste cose da VIP, cioè, ma è un po' di umiltà. Capito, qua stava Rubino. La sua essenza adesso. C'è una cavaglietta te lo sei. Allora, posso dire che i Fantaboscar, la selezione della squadra di Lorenzino. No, niente, mi fa ridere. Valentina. Ma che siamo pazzi? Ti ha fatto prendere un colpo. Ah, è vero, ha riscattato lo... Grazie, Valentina, comunque. Grazie. Grazie, secondo te, ragazzi, chi è? Però ok, i beat, ok, i sound, però state facendo un po' i farisei. A me piace perdere l'udito per 200 beat, comunque. No, ragazzi, non i beat, voglio vedere. È un'idea le che... Le sub, arriviamo a 500. Le sub, arriviamo a 500, ragazzi. Dai, vai, 9 sub. 9 misere sub. Ma fatelo crescere, fatelo crescere, impero di Sauro. Non è per Per cortesia, non fate i farisei. Comunque la squadra che ha scelto Lorenzino è molto bella. Istreas, grazie tesoro, grazie mille. Grazie, Istreas, grazie. Dai. Pigi Deve. Ma chi è il coglione? Ah, oh! Lo sai chi è lui? Ciao Flavia. Che si vince con i Fantaboscar? In realtà non ne ho idea. I Taralli, sì, di Padre Maronno. Sì, sì. Ci penseremo, non vi preoccupate, ci penseremo. Anche se non ci sono mai in questo periodo, Istreas, grazie mille. Vabbè, raga, allora, i Fantaboscar sono chiusi, ormai è andata, finita. Tra poche ore ci saranno i Boscar, la prima serata, la prima puntata. Fabiola! Fabiola! Fabiola, grande! 10 sub, grande! Vedete? Grazie Fabi, grazie mille. Grazie. La statuetta, è vero? Vinceranno la statuetta. Vinceranno la statuetta. Sì, hanno fatto fare una statuetta in più per chi vince i Fantaboscar. È vero. Fabi, grazie mille, tesoro. Grazie mille, Fabiola. Non ti preoccupare, Fabiola. Tu hai fatto Fantaboscar. Per Fabiola. Chi mi tiene come gregaria? Non vi preoccupate. Basta un bacio. È vero. Basta un bacio. Un bacio a tutti. A tutti. Sembrerebbe Gianluca. Se vince la morale del Cerbero, gli fotte. Ah, faccio. Fabiola, grazie. Vabbè, perché Fabi, l'hai vinta grazie. Tu, ipoteticamente. Ci sono delle parole da menzionare, altre parole da non menzionare, delle cose da fare, se dici simboli da indossare. Ragazzi, se dici Fantaboscar sono punti, eh? Se dici Fantaboscar ogni volta sono punti. Io vi dico che...
non è che sarò completamente assente, va? Non sono completamente assente, sto là, sto qua. Cioè, se caghi essere, sul no? palco, io lo ricordo che sono 5 alla Iva Zanicchi proprio, mi metto là. No, solo una volta, beh certo che sì, uno si mette là a farmare, la Fantabosker. Sì, e beh, Fabiola, grazie mille. Solo la prima volta valgono i punti per i Fantabosker. Eh sì, è per forza, per forza. Cioè, quindi la prima persona che... No, non la prima volta, tipo... No, la prima volta che lo dice... Quindi non te lo dice una persona, quindi se lei lo dice una volta, grazie invece, se lei lo dice una volta, se lo dice un'altra volta non succede niente. Ma solo una volta se vuol di tanta botta? Allora. Tu sì, a persona. Ah, persona, allora top ragazzi, top. Un duetto con Gianluca, non vi dico non niente, si non sa. Si sa. Ho tanti curiosoni, ma non te li devo anche aspettare, cioè è mancano stasera poche alle ore. 21, aiuto, ma con calma, cioè. A proposito, mi sa che dobbiamo andare a domani. Vabbè, mi sa che dobbiamo. Ad Alice... Ah raga, perché voi dovete sapere che in tutto questo io ho trovato una mansione per loro due. Forse non ci siamo capiti. Ah, sei tu che l'hai detto a Mario di... Eh no, ho detto proprio qualcosa, falli fare qualcosa. Ah ok. Un aiuto raga. Che cosa farei io? Sarei degli addetti? Agli snack. Io devo far sentire accolto il pippega. Tu devi far sentire accolto il pippega. Paolo, tu lo conosci il pippega? No, ma c'è Paolo qui. C'è Paolo che sta facendo un break. Un attimo. Fatelo mangiare. Sai che quello è quello che prendo sempre, perché è il migliore. Forza lavoro a 0 euro l'ora. Esatto. Altro che panino. Ma così ci piace, è per questo che stiamo a fare. Vi piace l'idea di loro che servono gli snack? Sì, è troppo bello. Gli ha detto agli snack, comunque posso dire. Ai Boscar, che cacchio, cioè. Ciao cazzo, è una top lavoro. Sì. Vabbè, raga, noi dobbiamo andare a prendere il pippega. Padroncino quindi... pippega, virgola, è sazio. Dovete servirli e non mangiarli gli snack, attenzione, io purtroppo... raga. Sti cazzi. Attenzione. Ma guarda chi c'è! È Michela, la ragazza di ieri con Giorgia. Michela. È Michela. Con Giorgia. No, quella è la ragazza del mese. È quella che ha scritto il... Ah, ciao Michela. Ciao. La chiamo Marta perché per lo scorso Tartufo, no? Stessa cosa. È brava, pure me capita così. Vabbè, ragazzo. Noi ce ne andiamo, che abbiamo le ultime Hai creato un casino. Hai creato un disastro. Mannaggia. Vuoi dare qualcuno? Mannaggia te. Qualcuno? Sì, ovviamente, come al solito. Io mi sento male se non raido. Grazie Nino, per i 50 bits. Grazie ragazzi, grazie mille. Ovviamente noi ci vedremo domani pomeriggio sempre alla stessa ora. Faremo sempre un'altra live un po' caciarona così. Chi ci sta? Ieri ho incontrato lei... Dopodiché fatemi vedere un attimo. Oddio, lui mi fa tanto piacere. Dai, raidiamo. Allora, raidiamo a Mr. JKX e gli facciamo pigliare uno spavento, raga. Siamo in tanti, mi fa piacere. Spammate Scream in chat, così si caga sotto. Oh raga, mi raccomando, punti per i Fantaboscar. State attenti, alle 21. Baby Rose, ci vediamo stasera, connettetevi. Connettetevi alle 21, ne vedrete delle belle. Mi raccomando, noi ci vediamo poi domani pomeriggio. E nulla, grazie a PGN, grazie a Lorenzino per questa compagnia. E dai, raga. Oh, mi raccomando, fate le storie, taggateci tutti. A tutti, facciamo girare la cosa. Dai, raga. È stato un piacere, Fabi. Grazie mille a tutti. Grazie per la compagnia. È sempre un piacere stare con voi. Grazie mille. Un bacione, ciao, andiamo da Mr. JKX, lasciamogli tanti buoni. Ciao.